Ok ragazzi, non allarmatevi adesso con calma, proviamo a spiegarvi tutto. Sedetevi perché è lunga e complicata. Velocemente, questa è la nostra stanza. Piena di casino come sempre. E siamo qua da solamente 15 minuti. Ci troviamo a Tingir, Marocco, ma per raccontarvi bene come siamo finiti qua, dobbiamo andare un attimo indietro. Mezzanotte meno 2 minuti del che giorno? 4 febbraio. Noi siamo arrivati in Marocco ieri. La giornata di ieri è stata principalmente trasferimento, perché siamo arrivati a Marrakesh, ma il nostro intento era andare a Scura, quindi sono state circa 5 ore di macchina ininterrotte. In realtà le ore da fare sarebbero dovute essere di più, sarebbero dovute essere 7, ma l'autista guidava come un pazzo e quindi ce ne abbiamo messe solamente 5. In realtà il tragitto all'inizio era anche abbastanza tranquillo perché le strade fuori Marrakech sono asfaltate, sono belline, carine. Usciti un attimo dal centro, hanno cominciato ad essere sterrate e poi distrutte, e poi lavori in corso, polvere, sassi, buche, sorpassi incredibili, curve su curve. Io ero distesa, tipo da vomito. Però siamo arrivati circa, non è stato facile. Durante la tratta siamo stati fermati dalla polizia un paio di volte, ma solamente per controllare se avevamo le mascherine. Nonostante io stessi un pochino male, alla fine siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, anche se era buio, non è stato facilissimo, ma ce l'abbiamo fatta. Bravo! Bravo! Bravo, che manzi d'un. Ieri sera, tra una cosa e l'altra, si è fatto tardissimo, siamo andati a letto all'una passata perché ci siamo messi prima a mangiare perché non avevamo neanche pranzato, poi ci siamo messi a chiacchierare con Lisa. Poi è arrivato il ragazzo che ci ha organizzato la giornata e ha parlato, parlato. È sempre piacevole parlare con i berberi perché sanno tutto e sono solari, amichevoli, non smettono mai di parlare. È veramente piacevole, quindi abbiamo iniziato e non si finiva più. Però noi avevamo da finire le nostre cose, cioè montare il video su Workaway in Workaway. Olanda che doveva uscire oggi, che è il 4, ma uscirà domani, che è il 5, che per voi in realtà era qualche giorno fa, perché non sappiamo questo video quando uscirà. Lavoro in corso, ci stiamo provando. L'avevamo detto che era complicato. Comunque la nottata è andata bene. Ci siamo svegliati con gioia perché la signora della casba stava già preparando il pane tipico berbero, per noi è magia. Buongiorno, stiamo per fare colazione e la signora ci sta preparando il pane tipico berbero, tipico di questa zona di Scura, perché ogni zona del Marocco ha il suo pane berbero tipico. E mi trovo seduta su una seggiolina in terra perché questa stanza è completamente piena di fumo e gli occhi ci bruciavano tantissimo, ma giustamente se ti siedi per terra il fumo non arriva agli occhi. Geniale. Wow, wow. E dopo 6 mesi di inverno freddo, buio, è stato meraviglioso poter fare colazione in terrazza con il sole che scaldava la pelle, l'olio, il pane, tutto fresco locale, è stato veramente bello bello. Poi un posto veramente pacifico, davanti a noi c'erano 25 km quadrati di Di palme. palmeto, uno dei palmeti più grandi del Marocco. In sottofondo si sentivano le capre, le pecore belare. E proprio dopo la colazione, con quella bellissima visuale, abbiamo provato a fare questo video esplicativo. Buongiorno. Buongiorno. Come promesso, abbiamo lasciato la pioggia e il freddo alle spalle. Siamo in un posto caldo e ben soleggiato. Siamo arrivati ieri a Marrakech, il 3 febbraio. Entrare è stato quasi facile, nel senso che ci hanno chiesto un sacco di carte, però venendo dall'Olanda è stato possibile perché dall'Olanda ti puoi muovere per turismo, per esempio dall'Italia non si può, però il Marocco comunque è aperto a tutti i turisti. Da oggi cominceranno tutte le nostre bellissime avventure in questo paese, che non è proprio nuovo per noi, perché per chi ci segue da tempo siamo già venuti a fine 2019, ma
abbiamo molto, molto di più da mostrarvi questa volta. Ne va? Yeah, so. Siamo venuti in Marocco con un'agenzia locale, la stessa dell'altra volta. Ci piacerebbe tirare avanti un turismo solidale, un turismo locale, che porti avanti i business delle famiglie locali, andando a scavare dentro l'interiorità della cultura marocchina e berbera soprattutto. E per questo motivo siamo qua con Lisa, di In Marocco con Lisa. Affacciati. Ta-da! Eccola qua! Ciao a tutti! Lo scopo di questo nostro viaggio questa volta, di questo lungo itinerario ricco di programmi e soprattutto di visite, appunto, come dicevano Pietro e Nicole, alle famiglie, per dare un aiuto a queste famiglie. Abbiamo portato anche delle cose, eccetera, perché in questo momento loro vivono, più che altro il Marocco vive principalmente di turismo, e da più di un anno che questo è morto e quindi sono in grandi difficoltà. Vogliamo appunto aiutare anche per un domani, per un turismo sostenibile, andando in alloggi a gestione familiare, e in piccole casbah dove ci sono 4-5 camere, a volte anche proprio in delle famiglie, appunto per essere sempre più a contatto con la cultura locale, provare proprio le tradizioni, che ci spiegano le tradizioni, quindi non un turismo di massa, non un turismo in grandi gruppi, sempre in piccoli gruppi. Vogliamo appunto far conoscere questa realtà che è poco conosciuta e portare insomma la gente anche con noi un domani, per chi vuole venire, a scoprire questa realtà, entrando in punta di piedi sempre nella realtà locale. Perfetto. Dai che la mamma, sì, il resto lo facciamo dopo. Il fatto è che poi alla fine eravamo in ritardo, come al solito. Non l'abbiamo finito perché avevamo la giornata pienissima di impegni. In una sola giornata abbiamo conosciuto una quantità infinita di persone meravigliose. Siamo partite dalla signora che ci ospitava nella sua casbah, che, informazione, curiosità, è la prima donna imprenditrice di Scura, questo paese dove abbiamo passato la notte. Siamo finiti a fare della ceramica con un ragazzo che lo fa di lavoro e lo porta avanti da generazioni. Assalamu alaikum. Allora, salam. Ciao. Ça va? Come stai? Ci siamo. Ci siamo. Alhamdulillah. Dopo aver conosciuto questo personaggio fantastico, siamo passati per l'asilo del paese di Scura, prima volta che si entrava in un asilo all'estero, ma ci hanno accolto anche lì calorosamente, i bambini erano super carini. Teneri, teneri. Salam alaikum! A metà mattinata ho concluso questo giro del villaggio. Abbiamo preso l'autobus per arrivare qua, a Tingir. Quello che volevamo dire di importante è che tra 6 ore e mezza abbiamo la sveglia, perché da domani inizierà il nostro piano super impegnato di trekking e visite a villaggi e famiglie. Quindi non ci sentiremo per un bel po', per circa un mesetto. E nel frattempo staremo registrando l'impossibile, quindi avrete una carrellata di roba quando finiremo. Una cosa che vi chiediamo è di condividere i contenuti che vi piacciono sul nostro canale, perché in questo periodo in cui noi non saremo troppo attivi abbiamo bisogno di voi per far restare il nostro canale attivo.
Quindi se avete amici viaggiatori, amici che condividono le nostre stesse passioni o se semplicemente vi piacciono i nostri contenuti, condividete, lasciate un commento e sicuramente quando avremo tempo leggeremo qualsiasi cosa, ci farà tanto piacere. Adesso ragazzi vi salutiamo perché dobbiamo montare anche questo video. E poi magari andare a dormire. Sì, esatto. Siamo molto molto contenti ed emozionati per tutto quello che avverrà qua in Marocco, è un bel progetto in cui crediamo veramente. E ci teniamo perché punteremo a far vedere una parte di Marocco che sicuramente non avete visto. E poi cercheremo anche di addentrarci in situazioni un pochino più delicate. Delicate. Di cui non si parla tanto, mentre invece crediamo che sia molto molto necessario approfondire alcuni temi di cui non si tratta. Però di questo avremo tempo anche per parlarne in futuro. Per adesso, buonanotte ragazzi, grazie di averci seguito fino qua, ci vediamo nei prossimi video. E anche se in Marocco fa caldo, ricordatevi il giacchetto. Perché sulle montagne fa freddo. Ciao! Va bene. Che stanchezza, raga! Andare a dormire. Meritiamo un mi piace solo per tutto questo. Siamo stanchi.